L'Abruzzo è una terra di moderati. Maurizio Lupi lancia i suoi candidati, intervenuto a Pescara, ha fatto il punto sulle elezioni politiche di domenica prossima. Soccorritrice nei luoghi della disperazione, impatto forte dalla TV, sembra tutto diverso il racconto di Sabrina Ruggeri, da poco rientrata dai territori marchigiani colpiti dall'alluvione. Festa nell'area marina del Cerrano, nonostante l'ondata di maltempo, nate 72 tartarughe caretta caretta nel nido presidiato dai volontari del Centro Studi Cetacei, che parlano di evento eccezionale. Calcio Serie C, il Pescara adesso non vuole fermarsi. Sabato a Foggia, seconda trasferta consecutiva dopo l'exploit di Viterbo. Per il Teramo un attaccante lettone, rinforzo straniero dopo il pareggio al debutto. Ben trovati all'edizione serale del nostro TG Abruzzo. In apertura alla politica, con l'approssimarsi del voto di domenica 25 settembre, a Pescara ha fatto tappa Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati, che ha detto: ci aspettiamo un grande risultato dall'Abruzzo. Andiamo a capire perché in questo servizio della nostra Sara Del Vecchio. Noi ci aspettiamo un ottimo risultato, un grande risultato. In questa terra abbiamo le nostre radici, anche il sottoscritto è abruzzese e l'Abruzzo deve tornare, con la presenza, Marsiglio sta lavorando su questo, ad essere una delle regioni di eccellenza del nostro paese, ed è terra di moderati, ed è terra di persone che non aspettano che altri risolvano i problemi, non si piangono addosso, si rimboccano le maniche e vogliono essere protagonisti con il cuore, la testa e la forza delle proprie gambe e braccia, ed è questa è l'idea dei moderati. I moderati sono questo pilastro fondamentale della politica italiana, per questo siamo nel centrodestra, per essere determinanti e portare questi valori. Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, è arrivato a Pescara questa mattina, a pochi giorni dal voto, per sostenere i candidati in Abruzzo. Ha sottolineato in particolare le priorità di questa forza politica: scuola, famiglia, lavoro per i giovani, chiarendo che all'interno del centrodestra non ci sono particolari divergenze. Basta con questi luoghi comuni. La coalizione di centrodestra governa l'Italia ed è insieme da 30 anni, governa la maggior parte delle regioni. Abbiamo sempre governato insieme e abbiamo sottoscritto, contrariamente agli altri, io, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, un programma in comune. Quel programma è il nostro patto per governare l'Italia. E per quanto riguarda Noi Moderati, le priorità sono quelle della scuola e il pilastro su cui investire, della famiglia e della natalità, e quello del lavoro e dei giovani. Su questo ci vogliamo confrontare e chiediamo anche in questi due giorni di campagna elettorale alla sinistra di smetterla con la descrizione del mostro, del male assoluto, che se vince il centrodestra e la Meloni guida il governo ci sarà la catastrofe in Italia. Tirano per la giacca Draghi, imparino almeno da Draghi. Draghi ha detto con molta chiarezza che votate, 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 e qualunque risultato gli elettori e qualunque governo gli elettori sceglieranno avrà l'autorevolezza, perché siamo in Italia, per portare l'Italia al 2027 e per aiutare l'Europa a continuare ad essere protagonista. Ecco i candidati: proporzionale, Camera dei Deputati, Daniele D'Angelo, Manuela Fini, Antonello Antonelli, Maria Stella Dorazio. Proporzionale, Senato, Andrea Maria Colalongo, Chiara Mancinelli, Francesco Saturni. E sono 700 i casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, con un tasso di positività del 14,26%. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi, resta fermo dunque a 3.659, ci sono inoltre 818 guariti in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono 10 in più, per un totale di 120 ricoverati in area medica, meno uno invece in terapia intensiva. Vedere e toccare con mano ciò che poco prima hai notato solo in TV è di sicuro un impatto molto forte. Così Sabrina Ruggeri, volontaria della Protezione Civile Val Pescara, da poco rientrata dai territori marchigiani maggiormente colpiti dall'alluvione del 15 settembre. La popolazione è molto unita, ha detto, nonostante la tragedia sta reagendo bene. Sentiamo Sara Del Vecchio.
Arrivare su quei luoghi e toccare con mano quello che insomma magari hai visto in televisione poco prima è forte, è un impatto molto 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 forte. E vedere le persone che insomma in poco tempo hanno perso tutto o quasi tutto è forte, è un impatto molto molto forte. In particolare dove siete stati? Noi siamo stati nella zona proprio via Adige, che è una zona proprio vicino al fiume che è sondato. Sì. Volontari della Protezione Civile in prima linea per supportare la popolazione marchigiana. Alcuni uomini e donne della Val Pescara sono partiti sabato mattina per raggiungere i territori maggiormente colpiti dall'alluvione del 15 settembre. Sabrina Ruggeri, da poco rientrata in Abruzzo, racconta ciò che ha visto e come ha operato sul campo assieme ad altri volontari. E noi siamo partiti sabato mattina alle 5 e avendo il mezzo a disposizione della nostra associazione, che è un idrovora, e quindi arrivati sul posto abbiamo iniziato ad operare con questo mezzo, che è un mezzo che tira acqua nelle zone insomma dove l'acqua è molto molto alta, perché è un idrovora molto grande. Il prossimo weekend tornerà di nuovo nelle Marche per continuare a intervenire fronteggiando gli effetti della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sui territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino. E la popolazione come ha reagito? La popolazione è stata molto molto forte e vederli uniti tutti quanti, e anche perché sono stati colpiti tutti da una tragedia, e però quello che è stato bello vedere è che tutti insieme si sono rimboccati le maniche e ovviamente per raggiungere l'obiettivo, quello di tornare a una normalità. Molti hanno perso addirittura la casa? Assolutamente sì. Adesso tornerete sui luoghi? Sì, sì, la nostra squadra sì, tornerà. Ed ora la cronaca da Martinsicuro. Nel vano ricavato dalla parte inferiore del cruscotto della sua auto nascondeva 215 grammi di cocaina. Così, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato un 37enne extracomunitario incensurato residente proprio a Martinsicuro. I carabinieri della locale stazione lo hanno fermato durante un normale controllo lungo la statale 16. La cocaina, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato almeno 40.000 euro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. E la regione Abruzzo avrà una nuova sede unica a Pescara. È stato infatti approvato lo schema di protocollo con l'edificio che sorgerà nell'area di risulta della vecchia stazione. Una nuova sede per la regione. La giunta abruzzese ha firmato il protocollo d'intesa con il comune di Pescara per la realizzazione della sede unica nel capoluogo adriatico. La struttura sorgerà all'interno dell'area di risulta della vecchia stazione ferroviaria di Pescara. Entro la fine del 2023 l'aggiudicazione della gara d'appalto per la realizzazione dell'opera. Subito dopo l'approvazione in giunta, il protocollo d'intesa è stato sottoscritto a Pescara dal presidente Marco Marsiglio e dal sindaco Carlo Masci. La nuova sede sorgerà all'interno dell'area di risulta, nella porzione posta in adiacenza a Corso Vittorio Emanuele e prospiciente la stazione centrale, il capolinea degli autobus e via Piave, ed avrà un'estensione di circa 10.000 metri quadrati. Risolviamo un problema rimasto appeso da 50 anni, cioè da quando la regione è stata costituita e venne deciso per statuto che L'Aquila e Pescara avrebbero ospitato le sedi. A Pescara non c'è una sede unica, quelle che c'erano di proprietà sono state sgomberate ormai quasi 4 anni fa perché non sono adeguate staticamente, non sono adeguabili. In ogni caso le troppe sedi diffuse fanno spendere soldi negli affitti passivi e peggiorano la qualità del lavoro e anche del servizio reso ai cittadini. La nuova sede nell'area centrale dell'area di risulta di fronte alla stazione sarà una sede raggiungibilissima, quindi sostenibile dal punto di vista ambientale. Lavoreremo perché sia anche un gioiello architettonico, un palazzo di cui andare fieri e che possa rappresentare anche in maniera degna la tradizione e la cultura architettonica e urbanistica del nostro territorio e della nostra cultura italiana ed abruzzese e della città di Pescara in particolare, con la quale si deve armonicamente inserire nel proprio contesto. Tanto dismettiamo e quindi valorizzeremo, insieme grazie anche agli accordi con il comune di Pescara, gli edifici di proprietà che vengono lasciati, sono via Lebovio, via Raffaello. Lì contiamo appunto di avere un primo importante
introito, poi utilizzeremo fondi di bilancio e fondi europei per la fase di realizzazione. La sostenibilità economica è facile, diciamo, descriverla, perché noi oggi spendiamo oltre 2 milioni l'anno per pagare gli affitti, e un palazzo che può costarne, si ipotizza, magari intorno ai 40, significa che in 20 anni, il tempo medio di un mutuo di chiunque acquista un immobile, noi abbiamo di fatto pareggiato il conto e ammortizzato la spesa e creato, invece di una spesa passiva, un patrimonio attivo per la regione Abruzzo. Ancora un rinvio per la decisione del TAR Lazio per quanto riguarda la revoca della concessione di Strada dei Parchi, che gestisce l'A24 e l'A25. La stessa società del gruppo Toto inoltre ha avanzato un ulteriore ricorso per la mancanza di presupposti della revoca in favore di ANAS. Ci spiega tutto nel servizio Chiara Bonatti. Ancora un rinvio per la decisione del TAR del Lazio sulla revoca per gravi inadempienze della concessione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 nei confronti di Strada dei Parchi del gruppo Toto. La novità è la presentazione da parte di Strada dei Parchi di un nuovo ricorso contro la revoca, che si basa su una perizia certificata di una società di primaria importanza, secondo la quale non ci sarebbero stati i presupposti per la revoca e il subentro del gestore pubblico, motivata dal Consiglio dei Ministri con il pericolo di crollo di ponti e viadotti e rischi per la sicurezza degli automobilisti, perché ANAS non ha attuato alcun intervento per prevenire tale grave incombenza. Il coordinamento dei sindaci continua con la sua lotta per la sicurezza e contro il caro pedaggi. Noi immaginavamo che adesso si sarebbe innescata tutta una querela giudiziaria tra lo Stato, che ha preso questa decisione, comunque, diciamo, dirompente, forte, e Strada dei Parchi, che comunque è una società per azioni che deve anche tutelare i propri azionisti. Però noi, come dire, noi siamo osservatori di questo, noi dobbiamo tutelare gli interessi dei nostri cittadini, quindi le nostre rivendicazioni sono sempre le stesse, cioè delle tariffe calmierate, giuste, che innanzitutto fermino gli aumenti, ma che soprattutto si possa tornare su una tariffazione soprattutto per i pendolari, la messa in sicurezza, e ovviamente abbiamo aggiunto anche, come dire, la sicurezza dei livelli occupazionali in questa transizione che sta avvenendo tra il concessionario e lo Stato e l'ANAS. Inoltre il Codacons si è pronunciato negativamente sulla richiesta di Strada dei Parchi di separare la gestione dell'infrastruttura dagli incassi. La questione è sempre quella, noi siamo stati molto chiari fin dall'inizio, abbiamo anche lamentato uno scarso ascolto, perché noi, rappresentando oltre 100 sindaci, rappresentiamo 100 territori di questa, tra Abruzzo e Lazio, abbiamo chiesto un posto sul tavolo di discussione che penso che ci spetti, quindi abbiamo sempre rivendicato, noi abbiamo sempre chiesto il blocco degli aumenti assolutamente, ma soprattutto rivedere le condizioni della tariffa, soprattutto e principalmente per chi quell'autostrada la prende tutti i giorni, per i motivi che richiamavo anche in precedenza. Questa indecisione politica non aiuta e i sindaci sottolineano come alla base dell'agenda del nuovo governo devono esserci A24 e A25. Noi speriamo che uno dei primi punti nell'agenda del prossimo governo sia per l'appunto la questione dell'autostrada A24-A25, perché lì comunque una soluzione va trovata, perché, come dire, rischia di essere, come dire, una situazione che può sfuggire alle mani di tutti. Si allungano i tempi del processo sul presunto giro di pedopornografia scoperto nell'ambito delle indagini sulla morte di Giulia Di Sabatino, precipitata in circostanze misteriose dal viadotto della 14 nel settembre del 2015. Verranno ascoltate due nuove testimoni, ce ne parla Chiara Bonatti. Dopo l'ennesimo rinvio, la prossima udienza del processo nato dalla morte di Giulia Di Sabatino, la ragazza che fu trovata priva di vita sotto un viadotto della A14, si terrà a febbraio. Non si ferma la ricerca della verità da parte della famiglia. Da questo processo, grazie alla procura dell'Aquila, sono state ascoltate delle vittime, alla quale tutte avevano il timore di Totaro, e soprattutto hanno avuto il coraggio di raccontare ciò che hanno subito. Tra queste ci sono anche delle orchesse
perché una di loro è stata ascoltata e ha rivelato un particolare, un fatto che determina che noi ripresenteremo nella richiesta di riapertura per omicidio. Manca all'appello un'altra ragazza che fino ad ora non è stata ascoltata perché era fuori, era all'estero. Ad oggi è rientrata in Italia e nell'ultima udienza il giudice ha accettato di nuovo la riconvocazione ad essere ascoltata questa ragazza. Vanno avanti quindi le indagini legate ad un presunto giro di pedopornografia in cui c'è indagato Francesco Giuseppe Totaro. Oltre alla ragazza rientrata in Italia dovrà essere ascoltata un'altra testimone, una giornalista che ha incontrato alcune vittime e l'orchessa. Noi auspichiamo che con questa nuova richiesta di riapertura, ma per omicidio, vengano comunque prese con più attenzioni i punti che noi toccheremo, perché sono tanti, a partire dalle cellule telefoniche, perché lo stesso soggetto non può stare nella stessa ora in due parti diverse. La famiglia da 7 anni, oltre alla ricerca di verità, combatte anche per le ripercussioni sul web e materiali, denunciando minacce e attacchi. Sono poche persone, sono sempre le stesse e gli attori sono sempre quelli. Sì, è dura perché loro hanno da 7 anni ripercussioni sia sul web e sia su danni materiali. Naturalmente noi abbiamo esposto denuncia e quello che voglio chiedere è fare anche un appello e magari essere un po' più veloci a livello burocratico anche nel vagliare queste denunce. Ogni volta che viene ricordata Giulia, tante ragazze si avvicinano e si fanno avanti con coraggio per raccontare la loro storia. Allora, tante ragazze ogni volta che noi facciamo un qualcosa, sensibilizziamo, che sia in questa occasione il ricordo del compleanno di Giulia, si avvicinano sempre altre vittime e io le riconosco perché conosco quegli occhi e basta ascoltarle. E sono scesi in piazza davanti al Palazzo della Prefettura a Pescara gli studenti del liceo musicale per chiedere una sede unica. Per noi c'era Sara Del Vecchio. Sono scesi in piazza con i propri strumenti gli studenti del liceo musicale di Pescara in segno di protesta. L'incontro questa mattina sotto al palazzo della provincia e della prefettura per chiedere una sede unica. In particolare vi hanno spostato le lezioni pomeridiane in un'altra sede che è distante da quella di Viale Kennedy e questo crea disagio. Certo, ci hanno spostato le lezioni del pomeriggio, quindi lezioni pomeridiane nella sede di Viale Einaudi, che crea dei disagi soprattutto ai pendolari, perché noi abbiamo un 70% di pendolarismo, dei ragazzi che vengono dalla provincia di Teramo, dalla provincia di Chieti, dalla provincia di Pescara e hanno difficoltà, serie difficoltà con questo nuovo orario perché non hanno coincidenze con autobus e treni per tornare a casa. Il presidente della provincia, vi siete interfacciati? Sì, ci abbiamo provato da studenti e con i genitori, però abbiamo ricevuto semplicemente risposte del tipo che appunto questa situazione doveva rimanere così e al netto delle nostre proteste, anzi più protestavamo, più la situazione sarebbe rimasta uguale. Accanto ai ragazzi anche i rappresentanti dei genitori che hanno scritto una lettera al Ministero dell'Istruzione. Sicuramente per il liceo musicale è necessaria una sede unica in cui gli studenti possano fare lezioni del mattino e le lezioni pomeridiane di strumento in un'unica sede per evitare ulteriori spostamenti con i mezzi pubblici o con navette da un punto all'altro della città, che comporta un grande dispendio di tempo e soprattutto di perdita di orario scolastico curricolare da parte di alcune materie. Chiediamo una sede unica oppure due sedi vicine in cui possano svolgere le attività del mattino o del pomeriggio. L'orario scolastico che è scaturito dalla decisione che è stata intrapresa
nel mese di luglio ha determinato un allontanamento degli studenti dalla sede del mattino con la realizzazione di un orario scolastico assolutamente inaccettabile. Ed ora andiamo a vedere davvero uno spettacolo della natura. L'area marina protetta della Torre del Cerrano è stata infatti protagonista nel mese di settembre di un evento eccezionale con la nascita di ben 72 tartarughe caretta caretta nel nido presidiato dai volontari del centro studi Cetaci. Vediamo il servizio. È stato un evento davvero eccezionale e si è conclusa nel migliore dei modi l'avventura del primo nido di caretta caretta, la tartaruga marina comune, all'interno dell'area protetta Torre del Cerrano, nel tratto di mare tra Pineto e Silvi. Dalle 80 uova deposte sono nate 72 tartarughe, una percentuale di successo davvero molto elevata. Il centro studi Cetacei, che in questa settimana ha coordinato le attività e presidiato il tratto di spiaggia del nido, conferma l'alta percentuale di nascite per il primo caso documentato di nidificazione dell'area marina e il secondo in Abruzzo dopo quello di Roseto degli Abruzzi del 2013. Il presidio H24 per il monitoraggio del nido da parte del centro studi è stato avviato il 14 settembre e si è concluso dopo 4 giorni con l'apertura del nido, quando le condizioni meteorologiche estreme di sabato con il vento fortissimo hanno costretto gli esperti all'intervento d'urgenza. La maggior parte delle tartarughe ha raggiunto il mare in piena autonomia di notte. 9 dei 72 esemplari sono nati sotto gli occhi dei turisti e dei partecipanti al presidio, regalando grandi emozioni. Delle 8 uova integre rinvenute sabato, quando l'acqua marina stava per inghiottire il nido, solo una risulta embrionata ed è attualmente in incubazione presso il centro recupero tartarughe marine di Pescara. 3 tartarughe sono state invece rinvenute vive nel nido e trattate sempre dal centro pescarese. Sono state poi rilasciate in mare l'altro ieri. Una grande soddisfazione e la conferma di un territorio, quello dell'area marina protetta Torre del Cerrano, che piace evidentemente alle tartarughe. Dobbiamo considerare che il tempo di incubazione delle uova è circa di 2 mesi e quindi ipoteticamente a metà luglio queste uova sono state deposte. Significa che una tartaruga è emersa dalle acque di notte, magari solitamente di notte, sì. Non sono più rari gli avvistamenti di tartarughe che cercano di nidificare di giorno, però diciamo lo standard è una nidificazione notturna, anche perché le tartarughe valutano la presenza di luci eccessive. Le luci eccessive sulle spiagge evitano che le tartarughe depongano le uova. Perché... La rarità è un segno anche di salute del mare o no? Sì, è proprio quello che stavo dicendo. Ad esempio il fatto che all'interno di un'area marina si faccia attenzione all'illuminazione, a non eccedere all'inquinamento luminoso, all'inquinamento acustico, favorisce chiaramente la deposizione da parte delle tartarughe che evitano di deporre in spiagge in cui ci sono rumori eccessivi o luci eccessive, perché questi due fattori, cioè soprattutto la luce, la presenza di luce alle spalle del nido, disorienta i nidiacei che sarebbero portati ad andare verso le luci che sono alle spalle del nido, piuttosto che seguire la luce, il riflesso della luce della luna e delle stelle sulla superficie dell'acqua. E siamo alla pagina sportiva. In Serie C, seconda trasferta consecutiva per il Pescara di Colombo, che dopo la vittoria di Viterbo sarà impegnato sabato sera sul difficile campo dello Zaccaria di Foggia. Seconda trasferta consecutiva per il Pescara sabato sera a Foggia, con inizio alle 20:30. L'allenatore Alberto Colombo, dopo la bella vittoria di Viterbo, dovrà però fare a meno del portiere Plizzari e dell'attaccante delle Monache, impegnati con le rispettive Under 21 e Under 18. Tra i pali esordirà Daniele Sommariva, già impiegato nel corso dell'estate nelle amichevoli, in una trasferta considerata a rischio per i tifosi. Intanto il Pescara, che in 4 partite ha segnato solo 4 reti, ha scoperto in compenso di avere una difesa molto più solida degli anni passati. Sì, sicuramente è un po' che non giocavo, e ricominciare dall'inizio soprattutto non è facile. C'hai la pressione della partita che non l'ha sentita un po', le gambe che non sono abituate. E la fase offensiva è la cosa che mi riesce meglio, andare in pressione alta e forte. E la faccio bene, l'ho sempre fatta bene. L'obiettivo è continuare così.
noi ci adeguiamo a quali sono le richieste dell'allenatore. E sicuramente il quinto ruolo che mi rappresenta di più, però mi piace molto fare anche il terzino, e soprattutto perché il mister mi lascia la possibilità di avanzare, di offendere di più. Ed ora passiamo al calcio promozione, novità di mercato in casa. Teramo ha preso l'attaccante lettone Kovalonokos. Servizio di Giusy Cingoli. Ieri pomeriggio la SSD Città di Teramo ha ufficializzato il tesseramento del 27enne attaccante lituano Nikita Kovalonosk, una punta centrale che ha militato nella Serie A del proprio paese di origine, la Lettonia, e nel professionismo in Polonia. Infatti il giocatore è reduce dal campionato di quarta serie con la squadra polacca dell'Avia Świdnik. Per completare la squadra, la società sta cercando di pescare nel mercato degli svincolati. Intanto la Città di Teramo è approdato su Facebook. È stata aperta oggi la pagina ufficiale, che permetterà ai tifosi di seguire la propria squadra del cuore online e di restare aggiornati. Per la seconda giornata di campionato, il Città di Teramo affronterà il New Club Villa Mattoni. Secondo indiscrezioni, la gara dovrebbe giocarsi domenica a Morro d'Oro. Si attende per oggi l'ufficialità. La squadra continuerà a svolgere sedute di allenamento al Besso di San Nicolò, domani riposo, e sabato rifinitura alle 10.30, sempre al Besso di San Nicolò. Oggi intanto riprenderà la vendita degli abbonamenti nel punto appositamente allestito all'esterno del Caffè Granditalia a Piazza Martiri, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La campagna abbonamenti resterà attiva fino alla seconda partita interna in calendario il 2 ottobre contro il Mutignano. Termina qui l'edizione del TG Abruzzo, grazie per averci seguito, arrivederci.